Non so perché gli utenti la stiano difendendo a spada tratta, sarà per nostalgia, ma veramente è un pessimo lavoro e per me, non ha reso dignità a un prodotto come Tombi. Il più grande problema della remaster di Tombi creata da Limited Run è che non è una remastered. Ne manca un porting, è una roba pigra. Semplicemente vedendo i file hanno preso il famoso file da 300 MB che è la ROM ISO di Tombi per PlayStation e l'hanno buttato in questo accrocchio assurdo che ad oggi non mi capacito cosa faccia effettivamente di Recalbox e APSX Rearmed. Mi ha scioccato questa pigrizia. Sì, ci sono. C'è un menu che ti apre altri menu con gli artwork, con curiosità, con le copertine del gioco originale nelle varie nazioni. Ok, cazzatine. Per me sono delle cazzatine che non vale la spesa, soprattutto se vi prendete una Collector Edition. Perché il titolo in sé per sé non è altro che la ROM a 4 terzi, cafona. Addirittura. Sul monitor Full HD viene strecciato quei 4 terzi, viene ingrandito, rendendo ancora peggiore la resa grafica di quello che era in originale. Sì, ma questo sarebbe secondo loro un Full HD che si vede nei pixel. Madonna mia, che schifo! Essenzialmente quello che fa questa roba. Oh, vi consiglio a sto punto di recuperare una PlayStation 1 a basso costo e di essere fortunati di trovare una copia a un prezzo umano di Tombi, se siete fortunati, perché è meglio giocare nella modalità originale magari con quegli adattatori che si attaccano alla TV e trasformano la presa SCART in HDMI piuttosto che comprare questa roba, oppure non si dovrebbe fare, ma è molto meglio una ROM con DuckStation. E mi domando perché non abbiano usato DuckStation a sto punto, se hanno usato APSX Rearmed, che poi pure la versione ARM mi fa strano, insieme a Recalbox per fare questo lavoro, perché non usare DuckStation che ti migliora anche la grafica, tante minuzie per renderlo figo il prodotto. Magari lo create voi usando DuckStation delle robe preimpostate che permettono di godersi l'esperienza al meglio, ma così è proprio pessimo. L'unica aggiunta che ho notato è il menu dei salvataggi, che lasciamo perdere, semplicemente è un camuffamento dei quick save degli emulatori, dei salvataggi dell'emulatore. E per fortuna, a parte un piccolo glitch all'inizio, cioè ho visto i comandi PlayStation. I tasti sono mappati come i tasti del controller che userete. Però è inquietante che per un attimo ho visto i tasti originali PlayStation in questa ROM. Veramente sono rimasto veramente deluso da questo porting, da questa remastered. Non so perché gli utenti la stiano difendendo a spada tratta. Sarà per nostalgia, ma veramente è un pessimo lavoro e per me. Non ha reso dignità a un prodotto come Tombi. Ho avuto anche problemi di glitch nell'audio. Non solo grafici, cioè proprio anche nell'audio ho avuto dei glitch audio. Utilizzando l'audio non originale del gioco, quello rimasterizzato. Utilizzando l'audio originale non ho problemi su PC. Mentre sulla versione Switch, che è l'altra versione che mi è stata data la possibilità di recensire, lì ammetto che è girato tutto liscio, sarà perché utilizza l'emulatore ARM, Switch è una console ARM. Lì gira tutto liscio. L'unico difetto che mi fa impazzire è che quando entri nei menu dell'emulatore devi ragionare in ottica Switch. Col tasto A e B. A che corrisponde al cerchio di PlayStation e B che corrisponde alla X di PlayStation, dove cerchio è ok. E la X di PlayStation e torna indietro nelle sezioni dell'emulatore e in modalità Switch. Mentre entrando nella ROM, nel gioco vero e proprio, abbiamo i controlli
invertiti da PlayStation. Questo a me ha creato parecchia confusione. Su PC non ho avuto questo problema, ma su Switch veramente ogni volta impazzivo quando c'era questo, anche solo per i salvataggi. Non salvavo oppure mi incasinavo. Era veramente un'altra pigrizia che io veramente non ho sopportato di questo porting. Non lo so, fatemi sapere voi nei commenti cosa ne pensate di questo porting. Io penso che veramente è un pessimo lavoro e Limited Run stia solo lucrando sulla nostra nostalgia, senza darci veramente un qualcosa di concreto che permetta a questo gioco del passato di arrivare ai giorni nostri. Io di solito sono abituato a porting e remastered fatte come si deve. Non semplicemente un accrocchio che abbia la ROM originale del titolo. Anche perché il titolo originale, per chi non se lo ricorda, è di 300 mega. Qui non riesco a capire questi 4 giga che servono per installare sia su Switch che su PC. E non riesco a capire cosa ci sia in questi 4 giga, visto che non abbiamo un miglioramento della grafica del gioco, non abbiamo alcun tipo di miglioramento, è semplicemente un avvio della ROM nuda e cruda con giusto qualche piccola caratteristica aggiuntiva. E se adorate la follia Tombi, mi dovete dire perché adorate Tombi? Perché alla fine non è questo grande titolo, è un titolo abbastanza sottotono, mediocre. Io con le altre persone che abbiamo chiacchierato di questa roba di Tombi, mi sono dato l'unica risposta plausibile e spero che sia quella corretta e concreta, ovvero che Tombi, la figata era proprio il character design, proprio lo stile, perché effettivamente io, Zeta, avrei tanto adorato effettivamente un cartone dedicato a Tombi, un anime o un manga l'avrei letto volentieri. Probabilmente in Giappone è uscito, ma in Italia non abbiamo mai avuto la possibilità di avere un prodotto anime o manga dedicato a Tombi, quindi probabilmente quello era. È stato forse il principale motivo per cui ci siamo tutti appassionati a Tombi. E il secondo è il fatto che abbia un sistema di quest, cioè un po' la Super Mario World, ma anzi, oggi diremmo è un Metroidvania. Oggigiorno, se fosse uscito oggigiorno Tombi, io scommetto che i recensori l'avrebbero chiamato un Metroidvania platformer. Non lo so. Comunque ha quelle robe che effettivamente per l'epoca, abituati ai vari Crash, e Super Mario effettivamente aveva un qualcosa in più, il fatto che c'erano le quest secondarie da risolvere con gli oggetti da usare, stile avventura grafica. Quindi la particolarità di Tombi era questa, io penso che sia questo, perché a livello proprio di platforming in sé non è questo grande titolo, però è rimasto un titolo di culto ed è giusto che sia un titolo di culto. Peccato che, ribadisco, Limited Run, nonostante mi abbia fornito questa copia da recensire, per me è una bocciatura, non ha fatto per niente un ottimo lavoro. Pessimo. Comunque, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questo porting e ci si becca alla prossima, nel prossimo video. Ciao! Zeta, decidere se bannarti o meno.